Il soldato dice: «Soci fidi sunt, Romani se eteos defendunt». Gli alleati sono affidabili, fidi sunt. I Romani defendunt se, difendono se stessi e loro, loro riferito ai soci, agli alleati. Nella vignetta troviamo usate due forme del pronome personale di terza persona. La prima, se, è riflessiva. La seconda, come abbiamo visto, è l'accusativo plurale del pronome determinativo is, ea, id, che è usato come pronome di terza persona non riflessivo. Approfondiamo questo aspetto. Leggiamo e traduciamo insieme le due frasi e vediamo perché qui il latino usa la forma riflessiva del pronome di terza persona, se. Scipio Africanus magnam gloriam sibi parabat. Scipione l'africano procurava, parabat sibi, a se stesso una grande gloria. A chi è riferito il complemento di termine dativo sibi? È riferito a Scipio Africanus, il soggetto. Ecco perché qui troviamo usata la forma riflessiva del pronome personale se al dativo sibi. Seconda frase, Romani socis se iungebant. I Romani univano, iungebant, se stessi agli alleati. Qui abbiamo l'accusativo, complemento oggetto, della forma riflessiva del pronome personale se. Qui il latino usa la forma se riflessiva perché è riferito al soggetto Romani. Esaminiamo ora insieme la declinazione del pronome di terza persona riflessivo se, che come gli altri pronomi ha una declinazione propria, senza però il nominativo. Partiamo dal genitivo sui, che significa di se stesso, di se stessa, ma anche di loro stessi, di loro stesse, sibi, a se stesso, a se stessa, ma anche a loro stessi, a loro stesse, l'accusativo, se stesso, se stessa, ma anche loro stessi, loro stesse, in funzione di complemento oggetto, ablativo, con se stessa, ma anche con loro stessi, con loro stesse. Leggiamo la frase del nostro legionario. Che cosa ci dice? Soci nostri secum telet gladius semper portant. I nostri alleati, i soci nostri, portant, portano sempre, secum, con sé, i dardi, i giavellotti e le spade. Notiamo che secum è una forma analoga a forme che abbiamo già visto del pronome personale, cioè mecum, tecum, vobiscum, nobiscum, cioè il complemento di compagnia. La formazione è analoga. In questo caso il cum è posposto al pronome riflessivo di terza persona, con il quale forma appunto una forma unica analoga a mecum, tecum, vobiscum e nobiscum.